Mister, domani si comincia il vero campionato in casa dopo la gara sfortunata di Bra. Quali sono le tue sensazioni e come è lo stato della squadra? Beh, sensazioni positive. Ho visto una squadra che, nonostante la caduta e la sconfitta di domenica, l'ho vista con molta positività. E niente, abbiamo capito i ragazzi che hanno fatto qualche piccolo errore in più, non si devono fare più quegli errori, e quindi domenica siamo qui in casa con il nostro pubblico, nel nostro fortino, dobbiamo fare il risultato, perché con l'aiuto del pubblico sicuramente dobbiamo avere un vantaggio in più, ci deve portare quella carica giusta e quella fame giusta per ottenere i 3 punti, perché domenica, sappiamo, ogni partita è una partita difficilissima, lo sappiamo, e dobbiamo affrontarla con il giusto stimolo e con la giusta motivazione per fare i punti. Tra l'altro il mercato ti ha portato in dote un'altra freccia alla tua faretra offensiva, ovvero Forte. Com'è l'ambientamento del ragazzo e quali sono le sue caratteristiche? Beh, è arrivato un altro giocatore ad aumentare già il nostro potenziale lì in attacco, e ci è venuto a dare una grande mano, e niente, è un giocatore che attacca la profondità, un giocatore tecnico, un giocatore importante per la categoria, e lo dobbiamo mettere nelle condizioni, insieme a tutto lo staff e insieme alla squadra, metterlo nelle condizioni giuste per poterci far fare quel salto di qualità. Però ripeto, io ero già contento prima della rosa che mi ha dato a disposizione il direttore e la società. Adesso dobbiamo solo mettere la testa bassa, lavorare e cercare di riscattarci della partita di domenica e portare a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali.